come sta nascendo? Io sono molto soddisfatto anche perché abbiamo visto tanti giocatori nuovi per la prima volta che indossano la nostra maglia, quindi si devono, come dire, ambientare, devono trovare il giusto equilibrio tra di loro. Penso che vedremo delle belle partite. Abbiamo visto delle ottime individualità, sono ragazzi molto interessanti, quindi al di là del risultato che non conta perché insomma. Però veramente abbiamo fatto una bella partita, amichevole. Beh, questo dovremmo dirlo più al direttore sportivo, a Marcello Di Giuseppe, che secondo me sta costruendo molto bene. Dirà sicuro che mancherà ancora qualche elemento per completare la rosa, per vedere un po' gli schemi tattici, no? Che insieme all'allenatore vorranno progettare per una squadra che faccia bella figura. Beh, non sappiamo. Su tutto campo mettono nel girone B la Juve Under 23, quindi sarà anche quello una grande cosa, Ecco, un Under vedere il Pineto bellissimo. contro la Juve, che effetto ne fa? No. Siamo in C, quindi rispettiamo come ci devono rispettare anche loro, quindi sarà veramente un campionato bellissimo e una grande esperienza da parte nostra. Sì, abbiamo fatto una buona partita, ci stiamo allenando bene e oggi era il primo test, diciamo, contro una squadra che farà un girone diverso, però è sempre di Lega Pro e abbiamo fatto una buona partita comunque. Ma è sempre bello giocare con squadre al nostro livello, diciamo, e abbiamo fatto comunque, abbiamo dimostrato sul campo di essere pronti per fare questo campionato. Ma pian piano sto conoscendo bene tutti i ragazzi, con loro due mi trovo molto bene, però sicuramente anche con chi giocherà ci troveremo tutti bene. E tra di noi compagni. No, sono stato accolto benissimo, anche dai ragazzi più grandi, e mi sto trovando veramente bene. Ma le mie caratteristiche sono sempre quelle di dar tutto in campo per la squadra e per i miei compagni, e ovviamente cercherò di dimostrarle poi durante la stagione. Ma è una bella sensazione, io comunque volevo fortemente tornare perché conosco il presidente, la società e mi fa molto piacere. Ma ho lasciato un Pineto che si vedeva che ambiva comunque a stare nelle zone alte della classifica e quando una società lavora bene, prima o poi comunque soddisfazioni arrivano e infatti l'altro anno hanno vinto con merito e sono contento che sia andata così. Ma vengo da 2 anni che ho fatto il girone C, che sicuramente a livello ambientale è diverso, ti dà qualcosa in più, però penso che a livello tecnico più o meno si equivalgono. Però per noi che siamo comunque una realtà piccolina, diciamo, tra virgolette, secondo me è il girone più adatto a noi dove possiamo onestamente fare meglio. Ma innanzitutto il Giuliano è una signora squadra che pure l'altro anno stava nel girone con noi a Latina e ha fatto un buon campionato. È formata comunque da giocatori esperti, da giocatori forti. Penso che noi non abbiamo affatto sfigurato, anzi, secondo me abbiamo fatto un pochino meglio noi, poi su rigore hanno vinto loro. Però secondo me è stato un buon test e sono molto contento. Sì, diciamo che ormai ci conosciamo bene. No, a parte scherzi, è una cosa che proviamo, una cosa comunque con Ale c'è grande sintonia dentro e fuori dal campo. Sono molto contento che sia anche lui con noi e sì, dai, ci troviamo bene. Sicuramente sensazioni belle, positive, venire sempre qui in Abruzzo per me è un piacere, ci torno spesso e anche fare il ritiro su Arrivisondoli si sta molto bene, quindi sicuramente è un punto a favore dell'Abruzzo. Sicuramente il girone è difficilissimo, ci sono tante squadre forti, anche squadre con tifoserie molto, molto seguite, quindi sicuramente per il Giuliano è un campionato difficile. Il primo nostro obiettivo è la salvezza, che comunque l'anno scorso abbiamo raggiunto con largo anticipo, e quello che vogliamo fare anche quest'anno, cioè salvarci il prima possibile e poi dopo vediamo. Dico la verità, una buona squadra, a volte le squadre neopromosse hanno l'entusiasmo, quindi quello fa la differenza. Sicuramente il Pineto ha un girone tosto, però la squadra, secondo me, da quello che ha fatto vedere oggi, anche da qualche compagno che ci sta, ha parlato molto bene, quindi sicuramente farà un buon campionato. Intanto mi dispiace non ritrovarlo perché per me è sempre un piacere tornare qua, quindi un po' mi dispiace, però
Sicuramente il Pescara merita altre categorie e una volta che sei entrato in questa categoria è difficile uscirne, ha visto comunque anche l'anno scorso i playoff sono duri, però secondo me quest'anno ha fatto una squadra importante con tanti giovani che hanno sicuramente un futuro importante e poi con Mr. Zeman sicuramente daranno il massimo. Al ritiro lo dobbiamo completare il 13, sta andando molto bene, i ragazzi stanno mettendo benzina, stiamo cercando di assemblare con i vecchi con i nuovi, c'è grande predisposizione da parte loro e sono molto contento di come stanno lavorando. La partita del Pineto oggi è stata un buon test voluto da me e dal direttore di Giuseppe, ci siamo confrontati due squadre, secondo me due buone squadre, complimenti a Pineto perché ho visto veramente delle buone trame di gioco. Immagino un campionato migliore dell'anno scorso, dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, tenendo bene i piedi per terra perché è un campionato difficile dove ci sono squadre blasonate, squadre importanti, dove il girone C è, oltre ad avere squadre importanti, anche il girone è molto acceso, nel senso che il tifo è molto acceso, un campionato molto difficile. Noi ci faremo trovare pronti, siamo una squadra che l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff per classifica USA, non siamo riusciti, abbiamo valorizzato tanti giovani l'anno scorso, quest'anno dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e ci sono tutti i presupposti se c'è unità di intenti da parte di tutti. Non rincontrare il maestro del calcio dispiace sempre, io poi ho anche il mio Dell'Icari, il direttore. Però oltre al Pescara che va nel girone B ci sono altre tante squadre importanti giù, quindi io auguro al Pescara di fare il campionato che loro sognano e niente, noi cercheremo di vendere la pelle cara e di fare un campionato all'altezza della situazione. No, non ho avuto la fortuna di poter lavorare col direttore perché quando è arrivato lui sono andato via io, ma vi siete sfiorati? Ci siamo sfiorati, abbiamo giocato contro diverse partite quando giocavamo, quando eravamo più giovani, è un grandissimo direttore, è un valore aggiunto per il Pineto Calcio. Io non sono in grado di poter dare consigli al Pineto, posso solo dire che state in buone mani perché il direttore è una grandissima persona, è un grandissimo competente di questa categoria qua. Poi la squadra che ho visto oggi, ho visto una squadra ben organizzata. È tutto che c'è bisogno di convinzione, di allegria, ma nello stesso tempo di essere consapevoli della propria forza. Loro secondo me hanno giocatori importanti, ma secondo me per noi non è un vantaggio per chi non ha giocato a fine del campionato d'aprile, è un vantaggio per chi ha giocato i playoff, però dobbiamo stare per forza a queste regole che ogni anno finché non si riesce a fare pulizia su e a mettere delle regole e mantenerle, andiamo incontro a questi eventi. Purtroppo noi dobbiamo cercare di fare delle amichevoli per arrivare pronti alla prima di campionato.